live e controllo anche come al solito che sia partito, ma c'è sempre un po' di lag. Ok, c'è un 7 secondi. Sì. Intanto vi do il benvenuto comunque. Grazie. E allora, su Ciao. Facebook siamo partiti e anche su YouTube. Partiti. C'è un cucù? Ciao. Ciao Certo. Brenda, dove veniva questo cucù? Ah, qui, guarda. Non so se si vede, c'ho il Ah, cucù rotto, quindi sono... grande, infatti ogni tanto avremo il cucù che Ok, buongiorno Eccola a là. tutti, buona domenica e ciao Ilaria, ciao Brian. Ciao. Sono molto felice di avervi qui in diretta sui miei canali YouTube, Facebook. E oggi faremo una chiacchierata insieme per conoscervi meglio e conoscere anche il lavoro che avete fatto insieme. Che Ilaria Bene. te lo fa vedere prontamente. Voilà, Vai, il va. fumetto edito da Bao, il mare verticale. Yes, eccolo. Che Ilaria mi ha detto la Bello. canzone di Paolo Benvenu non la conoscevate. No, per niente. Cioè, lo ammetto, totalmente ignorante su quel Però che pezzo. bella è. Bellissima, infatti dopo l'abbiamo sentita. Cioè, fantastico. Io appena ho visto il fumetto e ho letto il titolo, ho detto: Caspita, ma è la canzone di Paolo Benvenu. Wow, se si fossero ispirati alla canzone sarebbe stato top. Però No, ci tutto sta da a caso, Dio, ci sta, eh. Io l'ho completamente letto e trovo anche delle affinità. a caso. È vero, ci Non è sta. stato assolutamente voluto, Zero. tutto a Però caso. be bella coincidenza, bella Sì, coincidenza. sì, sì. Allora, ragazzi, io partirei da Ilaria e, come di consueto, le chiederei, visto che io a tutti gli ospiti faccio 3 domande e parto da Ilaria e poi andiamo a giro. Ilaria, da dove vieni? Presentati. Mi presento, da dove vengo? Vengo da Giaveno, che è un bel piccolo paese, no, piccolo paesello della comunità montana del Piemonte, dove sono nata in provincia di Torino. Poi ho vissuto un bel po' di anni, 23 anni a Bruino, che è lì vicino, sempre piccoli paesi, sono andata a scuola a Giaveno, ho fatto le scuole sempre in montagna e poi e adesso vivo a Torino, vivo e lavoro a Torino, dove ho frequentato lo IED, e ovviamente nella parte di illustrazione, quindi ho studiato illustrazione, ho fatto anche un master in animazione, Ah. sempre allo IED. Infatti ho iniziato a lavorare facendo i cartoni animati in uno studio e lavoravo, facevo Geronimo Stilton, per chi bazzica, molto Grande. giovane, sì, a 23 anni disegnavo tanti topi, tanti, Pazzesco. Dove tanti. uscì il cartone animato di Geronimo Stilton? Sulla Rai? Su Rai 2, Rai 2. la produzione era internazionale, quindi era una produzione americana e noi facevamo la parte di design che era fatta per metà in Italia e per metà in Francia. E quindi facevo, non animavo i topi, ma li disegnavo, cioè facevo l'assistente all'inventore dei topi, ero Ok. il suo braccio destro. Beh, Tra l'altro, bella gavetta. mi sono fatta tantissima gavetta. Poi dopo i cartoni, dopo Geronimo, ho cominciato a lavorare invece in ambito più di editoria illustrata, quindi ho cominciato a fare un sacco di la scolastica, libri per ragazzi, progetti per bambini e ragazzi per lo più. E negli anni ho cominciato a sviluppare un po' di più questo tratto e ho fatto la freelance. Perché comunque l'ambito dei cartoni animati è molto tecnico e soprattutto non, devi essere bravo a ogni volta a interiorizzare lo stile di qualcun altro. E io invece volevo lavorare col mio stile, cioè Geronimo deve essere sempre Geronimo, Topolino deve essere Topolino, via così. Io invece Certo. volevo fare il mio e quindi mi sono buttata di più sull'editoria, eccetera. E quindi adesso diciamo che da un bel po' di anni faccio la freelance. E mi occupo di questo. Ultimamente mi sono un po' allargata, diciamo, un po' espanso le cose, ho cominciato a fare anche lavoro editoriale sull'editoria per adulti, quindi lavoro per i magazine e ho lavorato tanto per la stampa, per il Corriere della Sera, eccetera. E poi, ovviamente,
è uscito questo, che è una graphic novel scritta da Brian, disegnata da me, edita da Bao, che è il mio, diciamo, è il mio adesso, cioè perché è uscito 2 giorni fa, quindi più adesso di così si vuole. Il tuo, e dove sto andando anche. Beh sì, sicuramente. È anche stato un po' il mio passato, nel senso che comunque un lavoro a cui ho dedicato 2 anni. Ok. Abbiamo dedicato 2 anni a questo libro, quindi c'è stato un discreto, un discreto lavoro. Un bel lavorino. Molto, molto sentita. E poi basta, adesso sto in questo momento, a parte ovviamente la promozione del libro e insomma il lavoro sulle graphic novel, niente, sto lavorando tanto per il mercato americano, quindi sto facendo dei libri con l'America, ragazzi. Ma illustrati o sempre a fumetti? Illustrati. Okay. Ho qui uno, qui ho l'edizione, mi hanno appena mandato l'edizione francese di un mio libro americano, che è stata pubblicata anche in Francia e che tra un po' viene pubblicato in Italia, che è quello su Beatrix Potter. Ok. E in Francia sono lo della Come? Amoureuse de la nature. Fantastico. Ma ci sono in previsione, lo so che è appena uscito, dico anche a Brian, ma di questa graphic novel ci potranno essere delle traduzioni anche di queste? Cioè, anche di questa graphic novel che avete appena fatto, ci potranno essere delle edizioni magari americane, francesi? Perciò dico, è il vostro presente, ma anche il vostro futuro, perché comunque una graphic novel quando esce, ok, esce nel tuo paese, ma non è da sottovalutare la possibilità che esca anche in vari paesi, in varie edizioni. Assolutamente. Sì, è qualcosa che studiamo molto, quindi vediamo, incrociamo le dita. Perché sì, perché sarebbe veramente un sogno che si avvera, e quello a noi piacerebbe. Poi già che sia uscita in Italia è top, però ci piacerebbe se uscisse in Francia, in America. Eh sì. Sarebbe figo. Ilaria, poi tu insegni anche, giusto? Yes! Sono la psicologa! Io sono la Cristina di Torino, sono la prof IAD di illustrazione e progettazione grafica a Torino, quindi faccio anche la prof. Ogni tanto insegno anche la scuola oggi. Ok. Sì, però sì, il mio lavoro di prof è puro è quello allo IAD, dove insegno di solito a 90 allievi a botta. Se c'è qualcuno in linea, ciao ragazzi. È stato bello. Ce l'abbiamo fatto. Sicuramente ci saranno in linea, sicuramente i miei ci sono. Qualcuno sì. Quindi ragazzi, bravi, abbiamo fatto la didattica a distanza, viva! Ce l'abbiamo fatta, ragazzi, è stata dura per tutti, ma siamo qui. Siamo qui vittoriosi. Ce la facciamo. Esatto. Brian, Io ti conosco adesso per la prima volta, però ti ho forse intravisto a delle fiere prima del lockdown. Siamo un po' beccati, ogni tanto incrociati, come capita sempre nelle fiere, nei festival, però è la prima volta che ci parliamo così a 4 occhi. Sì. Poi io sono sempre un po' rincoglionita durante le fiere, quindi non associo mai il nome, cioè devo chiedere, ma aspetta, questa persona come si chiama? Chi è? Che non associo mai nome a volto, perché spesso ci si vede solo alle fiere, quindi non c'è tutta questa frequentazione, anche perché si vive in posti diversi del mondo e quando ci si vede uno deve dire, ah ok, lui, e si associano poi i lavori e tutte le cose. Ti faccio anche a te le domande di rito, ovvero da dove vieni, dove sei in questo momento e dove stai andando. Ottimo. Allora, intanto, scusa, ma oggi è talmente caldo che lo ammetto, dico mia colpa, ma non mi trovo nello studio, ma mi trovo sul divano e non sono assolutamente in gingheri, ma sono tipo qua con la maglietta di Los Pollos di Breaking Bad. Tranquillo. Quindi non so se forse non è proprio la visione idilliaca di un autore super professionale alla scrivania con la pila di libri di fianco, è la mia condizione oggi. A 40 gradi la visione idilliaca non c'è. Allora, da dove vengo? Dunque, io vengo... Allora, innanzitutto vivo comunque a Cesenatico, che è in piena Riviera Romagnola. Quindi... Io amo la Riviera Romagnola. Partiamo da questo presupposto. Esatto. Okay. Quindi vengo in pieno pensiero.
vengo da un paesino di mare, appunto Cesenatico, piuttosto famoso, diciamo, nella Riviera. Mi piacerebbe, non mi sono mai trasferito per adesso, mi piacerebbe un giorno in futuro, chissà, trasferirmi a Bologna appena il mercato immobiliare. Ma sei a Cesenatico! Io voglio comprare una pensione in quelle zone, per fare una pensione dei fumettisti che vengono a svernare. Cioè, il mio sogno. Ciao Salvatore, grande outfit, dice Salvatore. E quindi no, niente, vengo da Cesenatico, tra l'altro diventato abbastanza famoso in questi giorni anche grazie ad alcune produzioni Netflix, un po' così come Summertime e Sotto il sole di Riccione, però vabbè, è un po' diverso da così, ma insomma, vengo da qui. Invece, per quanto riguarda la professione, io... vado un po' indietro, ecco, rispetto vado alle origini. No, dimmi proprio gli studi che hai fatto e come sei arrivato a scrivere fumetti. Allora, io vengo da un percorso un po' strano, cioè almeno per quel che mi riguarda. Poi, oddio, cioè magari è un percorso banalissimo che un sacco di altri autori hanno vissuto insieme a me praticamente. Però, dai, visto che siamo tipo delle chiacchiere libere, senza sembrare tipo un vecchietto in fila al supermercato, provo a raccontare la storia della mia vita, in un certo senso, tra virgolette, cercherò di essere un po' sintetico magari, perché è stato un percorso abbastanza buffo. Perché il mio percorso nasce in realtà, e qui sembra una cosa stranissima, con il teatro. Cioè nasce proprio come attore, cioè almeno 10 anni fa. Cioè lavoravo in una piccola compagnia. Con il tempo, però, mi sentii sempre più attratto non tanto dal lavoro sul palco, ma dal lavoro proprio della mia regista e drammaturga, cioè in particolare dal suo lavoro di scrittura. Come si chiamava questa regista? Lei Isadora Angelini, si chiama di Cesenatico, che tra l'altro continua a portare avanti il suo percorso teatrale con il Teatro Patalò. Ma tu Sant'Arcangelo dei Teatri lo frequenti ovviamente ogni anno, il Festival di Sant'Arcangelo? Ogni anno, ammetto, no, faccio un po' fatica, soprattutto negli ultimi anni ho fatto un po' fatica a causa impegni, lavoro, un po' di sfortune varie, però sì, diciamo, l'ho frequentato comunque. No, il Festival di Sant'Arcangelo è proprio il festival più importante legato al teatro e anche a compagnie sperimentali, penso ai Motus, esatto. Penso a tutta una tradizione teatrale legata alla Romagna pazzesca. Verissimo. Cioè. E insomma, allora riprendo. Sì, allora praticamente recitavo, però poi col passare del tempo mi sentivo sempre più legato al lavoro della drammaturgia. Sì, esatto, della mia drammaturga e soprattutto il suo lavoro di scrittura che trovavo molto raffinato. In realtà non avevo pensato nemmeno per un secondo di scrivere per il teatro, cioè non mi sentivo abbastanza grande e saggio per farlo, anche perché avevo tipo 14 anni praticamente, però ho deciso insomma che avrei scritto nella vita. Sì. E questo un po' con l'ingenuità totale di un 14enne che legge ma che non conosce bene i media, quindi insomma a 14 anni come scrivere voleva dire scrivere un romanzo, punto. Certo. Cioè io ero con quello in testa e nient'altro. Solo che ovviamente non avevo lo slancio, non avevo l'esperienza e non avevo la costanza, soprattutto per riuscire. Così per un bel po' di anni annaspai, cioè non sapevo veramente dove sbattere la testa. I fumetti io li ho sempre letti, però non è una decisione nata attivamente proprio da me, ma più passivamente. Cioè mio padre è sempre stato un fanatico lettore di Bonellidi. Inoltre avevo amici che leggevano tantissimi fumetti, ma più della scuola giapponese, quindi manga, poi comics americani, e comunque tutti sempre legati alla serialità. Certo. I romanzi grafici, che comunque continuo ad amare tantissimo. Poi i romanzi grafici, ecco, non avevo idea di che cosa fossero veramente. E ora mi fa veramente stranissimo e non so dare un perché, però al tempo l'idea di scrivere per i fumetti non mi era passata per l'antica me del cervello nemmeno per un secondo, nemmeno per un istante, proprio li leggevo, sapevo che c'era della gente che li scriveva, ma non lo so, il romanzo, io avevo in testa, devo scrivere un romanzo, praticamente, punto. Ma in realtà tutto cambiò quando trovai in libreria un volume, cioè un elenco telefonico praticamente, che cambiò del tutto la mia concezione di fumetto e che tra l'altro è un volume che, lavorando poi successivamente nel campo e conoscendo molti colleghi, ho scoperto che per molti questo libro è stato un po' la svolta, comunque a modo suo una sorta di ponte di passaggio professionale. Magari non 10 autori su 10, però davvero in tanti. E quel libro è A Blankets di Kerry Thompson. Che non so se avete... sì, vabbè. Vabbè. Per me, anche per me.
Ecco, dopo averlo letto, praticamente dopo aver pianto tutte le lacrime del mondo, ciò che pensai molto grezzamente in quegli anni fu proprio: ah, ma quindi coi fumetti si può fare anche sta roba? Cioè, praticamente. Certo. E poi leggere un a quell'età È un bel colpo. Vero, vero. Sì, sì, poi sì, in realtà, quasi contemporaneamente all'acquisto e alla lettura di Blankets, un mio amico, cioè uno street artist, mi parlò della Scuola Internazionale Comics di Firenze, qui si va allo studio praticamente. Lui faceva il corso di illustrazione, però mi disse che c'era anche un corso di specializzazione in sceneggiatura tenuto al tempo da Giovanni Barbieri, che in realtà c'è tuttora però nella sede Design, e Matteo Casali al tempo c'era. Matteo Casali è stato anche il mio prof di show. Sia stato il maestro di tutti. Abbiamo Matteo in comune. E non so, visto che nel frattempo mi ero dato i graphic novel come lettore, che con tutte le altre forme di scrittura non trovavo... Ciao Davide, buonasera. Allora decisi praticamente di tentare questa strada del fumetto. Sì. E, cioè, in realtà ora che ci penso, cioè quello lì era praticamente un periodo di totale insicurezza e inconsapevolezza. Questo per dire, non so, magari qualche altro autore si è ritrovato nei miei panni. Per dire, allora, in quell'anno mi iscrissi alla scuola comics, perché volevo tentare. Ma contemporaneamente... Quanti anni avevi? Allora ne avevo... 19 ne avevo. 19 anni. Però, contemporaneamente, perché boh, non si sa mai nella vita, mi iscrissi anche a lettere e filosofia a Urbino. All'università. E sempre contemporaneamente lavoravo come commesso in una videoteca, quindi la strada tortuosa dello sceneggiatore, del fumettista. Perché era ancora videoteca, era ancora pre-Netflix. Esatto, era pre-Netflix praticamente. Cioè stava nascendo Netflix un po' in quel periodo, mi sa che era nato da forse un annetto, tipo, però più o meno, insomma, l'anno preciso non me lo ricordo. Era una videoteca. E quindi l'ho diviso per queste realtà, ma tipo che in una settimana lavoravo a Cesenatico un tot di giorni, poi viaggiavo da pendolare fino a Urbino l'altro tot di giorni, infine l'ultimo tot di giorni lo vivevo da pendolare per Firenze. Quindi feci delle acrobazie assurde per quasi un anno, finché non implosi e lasciai l'università istintivamente, perché mi sentivo molto più vicino in realtà al percorso che stavo facendo alla comics. Questo per dire che molti, cioè l'università è importantissima, però molti danno per scontato che bisogna fare l'università. Punto, perché alla fine il corso alla comics è una specializzazione di un anno alla fine, quindi erroneamente molti considerano magari un'accademia come la comics o la design un gradino sotto, diciamo, a qualsiasi altra università, ma in realtà secondo me... No, in realtà se si fanno seriamente e si fanno bene valgono pure di più delle università, cioè le scuole di specializzazione si devono comunque fare con criterio e farle fruttare al meglio, cioè non è che fai una scuola di specializzazione e senza farti un culo come una capanna no, è capito, perché uno dice pago e otterrò delle cose in automatico, in realtà no, cioè in realtà devi impegnare come se facessi un'università o qualsiasi altra scuola, non so, di idraulica, di elettrotecnica, cioè no, è comunque un mestiere che devi sì, insomma, sì, esatto. Ma infatti ora, io per quella che è la mia esperienza personale alla comics, che poi ho capito che comunque è lo stesso percorso anche di tante altre accademie, il bello di quelle accademie è che comunque magari durano poco per certi versi, però ti danno un sacco di mezzi, di esperienze di vita soprattutto, e ti danno un calcio in culo praticamente per darti da fare poi nella vita di tutti i giorni del professionale. Poi sta al singolo studente darsi da fare e capire esattamente qual è la tua strada ideale. Infatti io, finita la comics, ad esempio, iniziai subito a darmi da fare, a creare dei proposal per gli editori, ad avvicinarmi ai collettivi di autoproduzione. Questa è una cosa importantissima, secondo me, per ogni giovane autore o sceneggiatore, quello di non quello di non pensare che bisogna subito puntare in alto al più grande editore presente in Italia, all'estero, ma che anche comunque l'autoproduzione ha una sua voce, che in questo momento è potentissima, e che è anche giusto iniziare a farsi le ossa da questa realtà. E quindi infatti io fin da subito, per pensarci due volte, mi avvicinai all'autoproduzione e in realtà fui molto fortunato, perché entrai subito in contatto con la Manticora Autoproduzioni, che parlava la mia stessa lingua al tempo, sia come gusti e come un po' modus operandi proprio editoriale.
E infatti a questo punto di vista io a Mantico non la ringrazio davvero mai abbastanza, perché mi ha insegnato a farmi le ossa come autore, come ho già detto, ma oltre a questo, è una cosa, anche questa è un'altra cosa molto importante per un autore esordiente, secondo me, mi ha permesso di conoscere tutti quegli ingranaggi che stanno dietro alla produzione di un volume e che invece molti autori ignorano. È cioè, vero. Sapere, e questa è una cosa assolutamente importantissima. Vero, vero. Assolutamente. Quindi niente, poi tornando alla mia vita, che faccio tipo il vecchietto davvero al supermercato, capitò che la videoteca in cui lavoravo chiuse. E quindi restai praticamente senza lavoro. L'università l'avevo lasciata da parte e in quel periodo stavo continuando giusto a lavorare con la Mantico e a sistemare i miei proposal. E così, e questo ripeto, non so se è un percorso simile a tanti altri autori, decisi molto lucidamente in quel momento di darmi 12 mesi di tempo. Cioè mi dissi proprio, ok, hai messo un po' da parte, hai lavorato, vuoi fare questo nella vita, ora sei più lanciato rispetto a anni prima, sai cosa vuoi fare, quindi se entro 12 mesi non capita alcuna svolta proprio che ti dà la certezza che questa è la strada giusta, allora ti organizzerai altrove. Lì proprio, e con svolta non intendo una svolta che cade dal cielo, intendo proprio darsi da fare ogni giorno come se fosse proprio un lavoro, certo. Cioè, fa brutto dire lavoro vero, proprio come se fosse un vero lavoro, perché è quello che è alla fine. E quindi quell'anno, infatti, sì, ora ci arrivo. Quell'anno praticamente, altrimenti sì, sono partito col monologo, perché quell'anno, oltre a lavorare con la Manticora e con altri editori, comunque come Noise Press, mi avvicinai anche a Passenger Press e a te piccole realtà, successe che un mio progetto, chiamato Gli anni che restano, che allora si intitolava Ti riconosco, in realtà, e che era illustrato da Davide Auriglia, piacque tantissimo a Bow Publishing e decisero in quel momento di pubblicarlo. E quella per me fu esattamente quella svolta, quella certezza che andavo a cercare dopo quasi un anno, era fine di fatica e di sbattere la testa contro il muro e di infilare la testa nel forno, praticamente. E poi niente, in realtà continuai su questa strada fino al nostro mare verticale. Cioè, questo mi spinse ovviamente con un nuovo slancio anche verso ad altri mondi di scrittura che prima, quando avevo 14-16 anni, ignoravo perché non conoscevo bene i media. Quindi iniziai a scrivere libri illustrati per ragazzi, esordendo poi con Bacchi Lega Junior, feci un po' di lavori da copywriter, iniziai ad insegnare anch'io e fu in un certo senso un cerchio che si chiuse, soprattutto quando mi chiamarono alla Design di Firenze, che era a fine come sede e corpo docente l'ex Scuola Internazionale Comics di Firenze, quando mi chiamarono ad insegnare ai ragazzi, cioè fu una sorta di cerchio che si chiudeva in parte. E inoltre, in questo momento, anche grazie all'esperienza che ho fatto col fumetto e a questo nuovo slancio, ho ripreso a riflettere su un possibile romanzo. Cioè, dopo aver lasciato praticamente tanti anni da parte questo fantomatico romanzo che si doveva scrivere solo esclusivamente quello, adesso l'ho ripreso in mano praticamente questo discorso. E, però diciamo che per ora mi godo Il nostro mare verticale. Questo è quello che sto facendo. Allora, e io ho delle domande, ovviamente, per entrambi. E cioè... come vi siete conosciuti? Nel senso, Brian, tu avevi proposto questo soggetto a Bow Publishing e Bow Publishing ha detto: ah, guarda, avrei proprio la disegnatrice adatta, oppure vi siete conosciuti prima, Brian ha scritto prima a Ilaria, Ilaria ha scritto a Brian, oh, se hai un soggetto facciamo qualcosa assieme. Cioè, com'è andata? Chi risponde? Dai, rispondo io che ho... Poi mi aggiungo io. Da me, in realtà. Cioè, a me è arrivata una mail di Brian, ci eravamo già sentiti, però così, cioè, anche lì, tra autori, a volte ci si sente, sì. Così, diciamo, ci eravamo scritti in maniera molto, molto easy, però senza veramente avere in mente qualcosa. E niente, Brian mi ha scritto una mail in cui proprio molto... polite, molto vossignori, dandoci del lei, forse, credo. Buongiorno, buonasera. Eravamo tanto così, proprio. Come è andata la giornata oggi? Cioè, distinti saluti, così. Distinti saluti, cordialmente. Contatto, va bene, dai, distinti saluti. Esatto, con grande cordialità e giustezza. Mi ha proposto due soggetti, in realtà. Mi ha detto, guarda, io avevo pensato a te, al tuo segno, e avevo in mente questi due soggetti. Allegato PDF, perfetto.
E in quel periodo io stavo riflettendo molto sul voler fare una graphic novel per adulti. Certo. E una delle cose che sapevo, io ero molto indecisa se scriverla io oppure no, anche perché io ho scritto delle cose in passato, anch'io piccole produzioni indipendenti, dico autoproduzioni, ma qua proprio piccolissime produzioni indipendenti, cose super carine, ma piccole. Però mi era anche venuto in mente che fare una graphic novel io so che è molto molto impegnativo e avevo questo tarlo in testa del forse non dovrei scriverla io, forse dovrebbe scriverla uno sceneggiatore in modo da poter cominciare a creare qualcosa con qualcun altro. Certo. Perché scrivere e illustrare il proprio lavoro è tanta roba e io lo so che è tanta roba, per cui ero in mezzo a questi pensieri in quel periodo e mi arriva la mail di Brian. Allora, ho detto, e va, il tempismo perfetto. Ma infatti. Leggo i suoi soggetti, erano due, erano tutti e due belli e giusti per me, giusti per il mio segno, eccetera, ma uno, che era quello del mare verticale, proprio subito, mi è piaciuto subito, tutto. Sì. Ero proprio, non ho avuto dubbi, cioè, gli ho risposto, gli ho scritto, guarda, mi piace quello, io voglio fare quello, senza, cioè, abbastanza, in maniera molto decisa. E allora lui mi ha detto, guarda, sì, io sapevo poco di Brian, però sapevo che aveva già lavorato, avevo visto Gli anni che restano. Sì. E quindi sapevo comunque che era un professionista e il soggetto che mi aveva mandato era molto professionale, molto scritto bene, fatto bene, perché noi disegnatori a un certo punto di carriera a volte cominciamo a ricevere cose scritte da tantissime persone perché tante persone vogliono scrivere e vi è la qualunque proprio, anche li pazzi, se devo essere lo so bene. E quindi ogni volta che mi arriva una mail, ciao, sono un autore, mi piacerebbe fare una roba insieme, io sono sempre lì. Ma... Invece no, il soggetto di Brian era perfetto e sapevo comunque... Sapevo che... Torino. Il traffico torinese. Sono tutti molto polite, ma in auto diventano dei mostri. Bellissimo. No, ammettilo che hai avuto questa reazione però quando ti ho mandato la mail la prima volta che mi sono presentato, ciao Ilaria, sono un autore, mi chiamo Brian, scommetto che la pelle d'oca ti era venuta. No, io sapevo chi eri già nel radar, per cui di solito i professionisti hanno almeno pubblicato un libro. Tranquillo che sono persone normali. E niente, poi il soggetto era perfetto, cioè uno dei soggetti meglio scritti, meglio presenti, PDF, non il Word con le fotine, eccetera, fatto benissimo. E poi mi è piaciuta proprio la storia, che è rarissimo. Io sono una belva, Brian lo sa, abbiamo lavorato insieme, ma io sono una che fa proprio le pulci, io leggo tanto, scrivo, quindi insomma ho studiato letteratura straniera, insomma. No, la storia, guarda, vi devo dire, anche io ho letto ieri e mi è piaciuto per come è stato trattato. Poi il segno, cioè sembrava veramente una storia scritta per te, Ilaria. Cioè, ho detto, caspita, come si confà bene sia la storia, quello che viene narrato. Cioè, la protagonista veramente mi ha ricordato molto te. Cioè, come reagiva anche a determinate cose, cioè... E mi è piaciuto come è stato trattato un argomento così delicato, anche il doppio gioco, vabbè non voglio fare spoiler, però c'è una sottotrama, diciamo, che è la storia che la maestra racconta ai bambini. Bellissimo, poi ci sono tutti i genitori che hanno dei pregiudizi verso questa maestra che soffre di... Volete dire un po' voi la storia? Così, giusto per... Dai, lo dico io che tra l'altro durante l'evento a Therese purtroppo non mi si sentiva bene, quindi la storia l'ha raccontata sempre Ilaria praticamente. Letto. Allora, la storia, senza fare spoiler, senza dire troppo. Oh, ecco, fatemi dire cosa sta succedendo. Faccio partire. Ciao. Allora, praticamente la storia parla di una giovane ragazza di nome India, di 29 anni, che lavora praticamente come maestra alla scuola elementare in un piccolo paesino di mare che... Non viene nominato, io, chi conosce Cesenatico, vabbè, riconoscerà in alcune riprese praticamente dei luoghi di Cesenatico, però insomma non è un paesino nominato. Lei vive lì, ha una vita per lo più, diciamo,
felice. Ora non dico mulino bianco perché nessuna vita è una vita mulino no, bianco. No, ma io non l'ho trovata poi normale. No. Cioè, normale. Praticamente ama tanto il suo lavoro, ha un sacco di passioni, è in buoni rapporti con i genitori, ama il suo paesino comunque, e poi soprattutto ha anche un ragazzo che ama tantissimo e che e questo amore è anche corrisposto. Quindi insomma si trova in una bolla di serenità per certi versi. Questo finché improvvisamente non inizia a soffrire di attacchi di panico. E inizia a soffrire di DAP. E questo la spinge ovviamente verso un suo personalissimo percorso alla ricerca del... C'è il cucù intanto che dice la sua... in un suo personalissimo percorso per cercare di capire, di comprendere, di combattere, di convivere anche e soprattutto con questo problema. E non sarà comunque un percorso molto facile, soprattutto a causa delle persone, perché ci saranno persone che non capiranno appieno il suo problema, persone che magari lo capiscono però sottovalutano il problema, e soprattutto delle persone, in particolare un certo gruppo magari di genitori, dei bambini ai quali insegna, che imbraccerà letteralmente torce e forconi per cercare di scacciarla via, perché oh mio Dio, la maestra dei nostri figli soffre di attacchi di panico, immaginate, cioè i nostri figli non sono al sicuro, eccetera, eccetera. E quindi inizierà il suo percorso anche per cercare comunque una soluzione del tutto personale e catartica per riuscire a conviverci. E una soluzione che va senza dire troppo, praticamente troverà nella ingenuità intesa in senso buono praticamente dei bambini, che invece la comprenderanno molto di più rispetto agli adulti del paese. E questo è un po' in sintesi. Sì, sì, sì. Diciamo che c'è anche una specie di arte terapia in un certo senso, cioè dell'usare lo storytelling e la narrazione come terapia. Certo. Esatto. L'ho trovata molto questa cosa che però non è stata affrontata, questa cosa ci tengo sempre a sottolinearlo per evitare, diciamo, incomprensioni, non è stato affrontato in sé come cura, diciamo, oggettiva. Ecco, nel senso, alla fine l'obiettivo del mare verticale alla fine non è tanto quella di creare, come dire, un vademecum che insegna ai lettori come comportarsi oggettivamente in caso di attacco di panico. No. Ovviamente racconta l'attacco di panico attraverso la soggettività di India e della protagonista e attraverso il contesto nel quale vive. Queste per esempio sono le pagine del suo racconto che lei fa ai bimbi. Esatto. Infatti lei in una frase, mi sembra verso la metà, lo dice proprio: guarda, ho provato anche comunque determinate altre soluzioni, ma semplicemente non erano le mie, semplicemente notavo che non cambiava niente nella mia vita. Magari per altri funziona, per me no. E più o meno questo è parte, una sfumatura che considero molto importante nel racconto, quindi non farlo in modo diverso, creare un racconto oggettivo sull'attacco di panico ci sembrava un po' poco rispettoso. Poi, cioè, senza contare che comunque ci sono un sacco di specialisti che studiano gli attacchi di panico da tutta la vita e che sicuramente saprebbero scrivere un saggio sul tema molto meglio di noi e con più competenze, quindi cosa che comunque già fanno. Noi abbiamo voluto raccontare una storia. Comunque mi è piaciuta soprattutto anche questa doppia pagina in qui c'è l'autoerotismo di lei, che viene sempre poco rappresentato, l'autoerotismo femminile, e vabbè, insomma, così, mi è piaciuto. C'è. Senti, un altro, no, perché fa parte anche quello un po' del darsi sollievo da una condizione di disagio, cioè di dire, caspita, mi sto male, ma mi cerco di dare del bene e stare un attimo bene, mi do una botta di endorfine. E poi un sollievo che non ho trovato da nessuna parte, sostanzialmente. Esatto, in quel caso non, però era un attimo di... E poi c'era anche questa volontà di togliere una patina un po' di retorica alla figura della maestrina, dei bambini. Cioè, è una protagonista carina, gentile, serena, normalissima. Il suo carattere uno, cioè... Ai suoi lati oscuri, alle sue cose belle, ai suoi momenti di grande raccoglimento, ai suoi momenti più cupi, è una persona sfaccettata, il libro è praticamente tutto su di lei, però ci sono tutte le sue sfaccettature, non è solo
la maestrina in difficoltà, ecco, è una persona. No, no, ma questo è chiaro, si evince dalla narrazione, dal libro, per quello mi è piaciuto, perché si evince questa complessità. No, è la cosa più difficile del mondo. Infatti, ma infatti, e poi vi volevo chiedere, visto che è sempre una cosa che, siccome anch'io sono un'autrice prevalentemente unica, cioè che mi scrivo e mi disegno tutto, mi ha sempre incuriosito il lavoro con uno sceneggiatore, che io non ho ancora provato. Però mi chiedo, Ilaria, quando Brian ti mandava, cioè, come funzionava tra di voi? Cioè, Brian ti mandava la sceneggiatura, la scansione tipo tavola 1, vignetta 1, vignetta 2, vignetta 3, vignetta 4 con i dialoghi, e tu ti gestivi poi gli spazi e tutto? Oppure se avevi delle intuizioni anche nel disegno e nella struttura della tavola, vi confrontavate e quindi cambiavate anche la sceneggiatura? Cioè, c'è stato tutto questo, nel senso che allora, io e me, innanzitutto, abbiamo lavorato sempre insieme in tandem, nel senso che lui ha scritto un po' prima la prima parte, e poi abbiamo scritto il libro in 5 parti, e ogni volta lui mi dava un blocco di sceneggiatura, con esattamente la sceneggiatura che dicevi tu, pagina 1, tavola 1, vignetta 1, 2, 3, 8 vignette, eccetera. E i testi, cioè c'era ovviamente il testo, ma mi dava anche delle indicazioni molto di atmosfera. Certo. Beh, Brian non è uno sceneggiatore di quelli all'americana, super preciso. Allora, qui vediamo il ciuffo come in quella scena di quel film. No, mi annoio, mi annoia questa cosa. Si vede che fa un lavoro a priori, cioè nel momento in cui ha scelto il disegnatore e ha deciso di fare questo libro con me, lo stile te lo lascia proprio, ti lascia una, diciamo, ti regala lo spazio di fare. Però, tipo, c'erano magari delle cose che pensavo, delle idee che mi venivano in mente quando leggevo la sceneggiatura, si prendeva il telefono e io e Brian stavamo al telefono tipo 2 ore a parlare di tutto, della sceneggiatura, delle nostre idee, delle cose, eccetera, a confrontarci, aggiungere, togliere, mettere e fare, e lì si faceva una specie di tara insieme. Ogni volta facevamo un po' così. La cosa bella, devo dire che io lavoro con tanti autori, tantissimi, e ho anche scritto a volte le mie stesse cose. Devo dire che Brian è un autore particolare, perché ha una grandissima capacità, e qui proprio applausi per lui, perché ha una grandissima capacità a volte di tenere le redini molto strette quando vuole. Quando vuole dire qualcosa di molto preciso, tipo c'è questa scena molto bella nell'auto, lo dico, dai. Sì, il piano sequenza. Questa scena qui, lui l'ha sceneggiata con una precisione millimetrica con le luci, cioè mi ha detto come le luci dovevano essere. Anche ogni movimento, ogni parola, ogni cosa si vedeva che voleva dire quella roba lì, e secondo me io quando l'ho fatta, a parte ho fatto una fatica mortale perché era molto precisa come sceneggiatura, quando però l'ho finita ho visto che era perfetta, infatti non ha avuto revisioni, cioè ho detto Brian non toccarla, è così ed è perfetta, ok? Ci sono invece delle altre pagine magari molto libere in cui lui mi ha detto che okay, India si sente così, questo in cui lei ha queste sensazioni, fai tu. E lì ho fatto io. Cioè, e ha questa capacità di dare questo equilibrio, questa cosa con il disegnatore. Cosa che non succede sempre, cioè da spot a volte tiene e quindi dice ok, qui facciamo esattamente questo perché ho qualcosa in testa che voglio andare in quella direzione lì. Altre volte invece ti lascia proprio quella roba lì che ti dice ok, qui fai tu. Sei libero, di quello che vuoi, è il tuo momento. E io questo l'ho apprezzato un sacco, e sì, infatti quando il miglior complimento che ci fanno è stato quando l'editor ci ha detto sembra scritto da una persona sola. E lì. sembra che l'abbia fatto una persona sola. Sì, mi piace quando c'è lo scambio concreto di idee, cioè, amo tantissimo lavorare con i disegnatori e gli illustratori, però non mi piace quando si crea una strada tipo a senso unico, cioè che io creo il soggetto, creo la sceneggiatura, to disegnatore, fai esattamente quello che io ti dico di fare, chiuso, non sentiamoci mai più perché il libro non viene pubblicato. No, mi piace proprio l'incontro di menti anche, e in questo caso c'è stato, anche perché
durante quelle lunghissime ore che ci sentivamo tipo al telefono, sì, si parlava anche della composizione delle minute, delle tavole e così via. Però, sento un biker. Si parlava anche della composizione delle tavole, cioè qualcosa che funzionava magari meno e così via. Però soprattutto una cosa che mi è piaciuta tantissimo nel lavorare con Ilaria è che lei è proprio entrata totalmente nel cuore della storia, nella psicologia dei personaggi. La maggior parte delle volte si parlava dell'andamento, dello storytelling e della psicologia essenzialmente dei personaggi, sia nelle battute che nei gesti. Tant'è che spesso Ilaria appunto esordiva e a quel punto quasi mi veniva da piangere, esordiva tipo, ah ma guarda, secondo me Brian conoscendo India, puntini, ecco, e però vuol dire che a quel punto era entrata completamente nel personaggio. È bello questo, è bellissimo il tuo fatto. Cioè. E questa è stata la più grande gioia, ovviamente. E sì, penso sì. Si veda, spero che si veda, ecco, sì, insomma. Sì. Devo dire sì. Che come esperienza, cioè da disegnatore, comunque da quello che riceve, comunque il primo passo lo fa sempre l'autore, diciamo che il primo, quindi è sempre quello dell'autore. Da disegnatore devo dire che Brian è sicuramente uno degli autori più preparati e più capaci a gestire questa sinergia che io abbiamo incontrato. Io ho lavorato con tanti, quindi bravo Brian. E io non sono un disegnatore facile, lo so. Cioè io sono una che ci pensa un sacco, ogni particolare si mette lì, chiede, fa, disfa, eccetera. Cioè, alla fine di ogni blocco di sceneggiatura, quando mandavo il blocco di sceneggiatura, lei stampava ovviamente tutta quanta la sceneggiatura, ci sentivamo al telefono e leggevamo ad alta voce ogni singola tavola di sceneggiatura con tutte le note, anche quelle più piccole, dalla prima all'ultima pagina. È giusto, giustissimo. È una cosa giustissima, infatti mi divertivo tantissimo. Io no, era buffo, ma è stato molto bello. Io ho imparato un casino, perché io comunque così imparo. Nel senso che comunque con gli autori con cui ho lavorato di più, che sono Brian e Marco Magnone, che è un altro autore di libri per ragazzi e sceneggiatore, e io ho imparato tantissimo, cioè ho imparato tanto. Per cui vabbè, a me piace anche perché imparo, cioè io do ma ricevo un sacco, perché poi chiedi, ti fanno capire anche le scelte che fanno gli autori, perché hanno fatto quella cosa lì, perché hanno scelto quell'immagine lì. Sì. Ragazzi, io vi volevo chiedere, Brian, inizio da te, le tue ispirazioni, cioè a cosa guardi, cosa leggi, cosa Oddio. Ti piace tendenzialmente, che poi riversi oh in no, hai fatto domanda. No, e guarda che è interessante però chiedere a ogni autore le ispirazioni, mi puoi dire anche quelle di 10 anni fa. Se adesso non ti viene. Sono troppe. No, ma sceglietene. Scegli, Brian. Scegliene due o tre, capito? Perché è interessante capire a cosa si guarda, no? Per dare una luce anche. Hai chiesto la persona giusta. Allora vabbè, mi rifaccio tantissimo, cerco di essere sul generico perché sennò se vado troppo nel dettaglio sono davvero troppo. Mi rifaccio tantissimo. Allora, nel caso Vabbè, ovviamente, però ecco, una cosa che ci tenevo a dire, io leggo tantissimi fumetti e sì, mi piace intanto dare delle indicazioni anche su altre opere di fumetti, però spesso ai disegnatori preferisco dare delle indicazioni che sono al di fuori del fumetto. Quindi quando si parla magari di musica, film, cinema, tantissimo. Quindi infatti nella parte infatti di India della vita reale lì mi facevo tantissimo cinema francese di base, invece nella parte più oscura, quindi quella delle storie che le racconta i bambini, ho dato una carrellata mostruosa a Ilaria di cortometraggi dell'animazione russa, sovietica praticamente, e questo per dare un po' quell'impressione quasi claustrofobica, molto particolare, molto tenebrosa, che invece mi piaceva tanto. Di musica ora, così andando a memoria, perché in realtà davvero l'ho preso lì sul momento anche, davvero tantissimo materiale l'avevo mandato, però mi facevo anche tantissimo alla musica nordica, soprattutto quella tipo islandese, dai Sigur Rós, okay. Jamina, tutti loro, che mi piaceva tantissimo come atmosfera, come ambientazione per quello che donavano soprattutto. E poi niente, sì, sostanzialmente questo, magari c'è qualcosa che...
Sei Ilaria, sì, magari vuoi... Perché, perché mi... perché se ti faccio leggere quello che avevo scritto a Ilaria... Guardale. Io ingenuamente avevo chiesto a Brian, ma se non so se vuoi darmi qualche input di, proprio così per entrare nel mood del libro all'inizio, e lui mi ha mandato 3 pagine divise in musica, corti, film e telefilm, cose così. Madonna! Tutto finché io, però io sono una secchiona, quindi mi sono messa lì, ho detto, ma meraviglia! E non era roba puntata, cioè questi corti sovietici in stop motion degli anni 70, ma io non li avrei mai pescati da sola. Certo. Mi sono fatta questo trip ed erano bellissimi, però c'è tanto Miyazaki anche. Miyazaki, non... tantissimo, è vero. Tanto Miyazaki, tanto cinema francese, tanta Europa. Di fumetto, giusto per essere completi, di fumetto sì, qualche indicazione l'ho data, però più che delle opere specifiche, più degli autori, tipo da Zidru a Panaccione a Larsenet, che magari che non riuscivo mai a pronunciare come si deve. Larsenet. Poi vabbè, poi passare ovviamente da Manuel Fior a Bastien Vivet, poi invece un'altra lettura molto... che mi è piaciuta tantissimo, che non parla di DAP, principalmente di DAP, però ha quel modus operandi che comunque mi piaceva tanto come narrazione, che è il Now di Brown di Dillon. Anche sì, quello il Now di Brown. Che il Now di Brown di Dillon. È un libro bellissimo, bellissimo. Sì. E magari ispirazioni vostre non riferibili proprio a questo libro, ma più proprio che andate sempre voi a riguardare, Ilaria? Allora, per me, per fare questo fumetto, ho avuto Yazawa Forever, perché... Grazie, Yazawa. Nel mio cuore, la Yazawa. E poi cose che andavo a rivedere, vabbè, io non posso fare finta che Grazia Nidasio non sia un mio... Certo. Punto fermo, ho guardato tanto i suoi lavori, Grazia Nidasio secondo me è bravissima, sottovalutatissima come una grande artista, una grande autrice, e poi anche molto ho guardato tanto Polina, perché c'è questa Polina che ha un corpo molto motile, infatti c'è anche India, una che si muove, ha un corpo vero, molto espressivo, eccetera, e quindi Polina era un po' un riferimento giusto, e questi fondamentalmente, e poi vabbè, io per me Hugo Pratt è anche un altro, cioè le donne di Hugo Pratt, come si muovono, gli occhi che hanno, questo modo di essere sempre uguali, sempre diverse, mi fa sempre un po', è uno dei miei riferimenti, più, anche più in generale quando disegno, sì. Bellissimo, bellissimo. E Brian, scusami, vi sto bombardando di domande, però trovo interessante questo fumetto, quindi voglio saperne di più. Come mai proprio la depressione? Cioè, perché hai scelto di scrivere un soggetto sulla depressione? Cioè, su questa particolare... Ok, allora... Praticamente nasce sulla un depressione, po'... sugli attacchi di panico, scusami. Attacchi di panico, però... sì. O no. Potrebbero essere anche derivati, cioè nel senso, io la vedo come una roba che può essere anche conseguente a un periodo di depressione, quindi scusa la confusione, però... Allora, in realtà l'idea di questo libro nasce un po' da una serie di esigenze, in realtà. Infatti tant'è che il soggetto, proprio allo stato grezzo, quindi quello ancora immaturo, l'avevo scritto quando ancora stavo finendo di buttare giù la prima stesura degli anni che resta, quando stavo per finire il primo libro con Bow Publishing. Però che cosa che non mi capita spesso. Cioè, Gaia Vitozzi, salutiamo, dice bellissimo. Cioè, mi capita di lavorare a più progetti, quello ci mancherebbe, però un progetto diverso dall'altro. È difficile che mentre ancora devo finire il primo libro con un editore subito mi lancio su un soggetto, sempre con l'idea di proporlo a quell'editore. Però c'era tutta una serie di esigenze che mi aveva spinto a lavorare al nostro mare verticale. In particolare, direi due esigenze, proprio devo fare due macro esigenze, ecco, sono queste. La prima è più un'esigenza personale, diciamo, quindi legata a me, a delle persone a cui voglio bene, che mi sono sempre state vicine, quindi diciamo un'esigenza più di vissuto, in un certo senso. Mentre invece la seconda esigenza, quella
parlando proprio più nello specifico degli attacchi di panico, cioè nasce dal voler raccontare un problema come il DAP, come il disturbo attacchi di panico, che per assurdo, cioè oggi come oggi, questa è una cosa che mi fa arrabbiare tantissimo, è ancora circondato da degli strati su strati di senso di vergogna e di tabù. E questo vale, secondo me, nella vita di tutti i giorni, come vale anche spesso nella narrazione. Cioè, nei fumetti non sempre è difficile in realtà trovare dei personaggi che soffrono di attacchi di panico, però è un aspetto che viene quasi sempre usato più per caratterizzare un personaggio che come il cuore centrale di una storia, secondo me. Tranne comunque delle eccezioni, come citando ovviamente Quando tutto diventò blu di Baroncini, ovviamente, che tratta anche quello quel tema, o come anche se non tratta del DAP in senso stretto, anche il Now di Brown di Dillon, che ho citato prima. E questo, cioè, non voglio assolutamente giudicare, cioè ci mancherebbe, ogni autore è liberissimo di scrivere, cioè, quello che vuole, cioè se vuole scrivere, non so, un dramma giudiziario e il suo protagonista soffre di attacchi di panico senza che però questo sia il tema centrale della storia, ha tutto il diritto un autore ovviamente di farlo, cioè non è che adesso d'ora in poi ogni storia deve parlare per forza in modo così stretto di attacchi di panico. Mi fa solo un po' strano, ma a me personalmente, che se ne parli così poco, cioè soprattutto se si tiene conto che ad oggi, e con ad oggi non intendo solo l'ultimo periodo vissuto, ma proprio da un bel po' di anni a questa parte, il DAP, questo non smetterò mai di dirlo, è considerato il secondo disturbo più diffuso al mondo dopo i problemi cardiovascolari. Quindi, insomma, senza oggettivizzare e trasformare il libro, come dicevo prima, in un vademecum, secondo me necessario perlomeno parlarne, anche semplicemente dalla soggettività di un personaggio, e con il DAP come ruolo centrale proprio di una storia. E, sì. Sostanzialmente è questo, cioè, è nata questa serie di esigenze, secondo me bisogna parlarne. Anche un po' per sdoganare la malattia mentale o comunque il problema... Anche. Di sdoganarlo in maniera, cioè, può succedere a chiunque, può succedere a uno di noi, è una cosa che tutti magari nella vita attraversiamo un periodo difficile da questo punto di vista, e non è che, cioè, una ragazza normale, se sei una maestra normale di un paesino, una persona con una relazione normale, cioè, è tutto normale, tutto può succedere anche a te. Che sei normale, certo. La tua vita è assolutamente ok, e soprattutto c'è quest'altra cosa che io e Brian ne abbiamo parlato un sacco e che ci tenevamo. India fa tutto, lei la protagonista del libro fa la qualunque, l'unica cosa che non fa è fare finta di niente. Infatti. Lei ne parla, si agita, fa casino, a volte litiga, si prende dei medici, prova tutta una serie di cose, sì. Fa un sacco di cose, l'unica cosa che lei non fa è fare finta di niente. È nascosto, lei ne parla, questo è davvero qualcosa che... È proprio una roba che vediamo, perché adesso c'è un po', ah sì, c'ho l'attacco di panico, ah sì, c'ho l'ansia. Sì, ma non è... Cioè, facci qualcosa, perché sono robe che è meglio risolvere, non è, perché c'è un po' questa cosa che sono intelligente abbastanza che me la risolvo da solo senza parlarne, senza fare niente, senza dire niente. No, non funziona così. No, esatto. E questa era una roba che ci tenevamo un po' a esprimere con la storia. Oppure quando ne parli sei in cerca di attenzioni e cose così, no? Cioè vieni stigmatizzata No, infatti no. È bello, vabbè, senza spoiler, però che poi grazie ai bambini India riesce a, ecco, non arrendersi. Esatto. Poi anche quello è una strada che è stata costretta a intraprendere, perché alla fine, all'inizio, non è che si è subito lanciata a parlarne ai bambini, è successo perché attorno a lei... Ma poi sempre attraverso delle metafore delicatissime, attraverso la narrazione, cioè... simbolico, quindi anche veramente quando poi si arrabbia la dirigente scolastica, no? Io ci rimando, ma come? Perché ti arrabbi? Cioè, stavo facendo una cosa fighissima. Vabbè, io poi c'ho sto rapporto con i libri che mi parlo con i personaggi, dico, ma che cazzo fai? No, è bellissimo. Invece la mamma, quella bionda, che la porta un po' a uscire, è fighissima.
Infatti ci voleva anche la presenza di un personaggio come lei, perché altrimenti sembrava veramente una donna martoriata dalla vita, senza nessun amico, col fidanzato che non la comprende, che la odiano. Quindi ci voleva una figura perlomeno amica, certo, capace di sperare anche un po' i suoi dubbi e le sue paure. No, no, ti dico, è scritto bene. Comunque, io pure sono molto critica sulla scrittura di personaggi femminili e, e quindi proprio... Sono contentissimo, io all'inizio ero completamente terrorizzato da questa cosa, dicevo ok, ho deciso di parlare di questo tema con un protagonista, una ragazza, di questa, cioè, oh mio Dio, in cosa mi sto andando a infilare? No, no, però... Dai, sono contento. Però ecco, bene che hai scelto anche Ilaria, che... ovviamente con la sua sensibilità, il suo sguardo e la sua esperienza pure è riuscita a dare quel mood, no? Che magari un altro segno o un'altra mano non avrebbe dato in egual misura. Ah, immediatamente, non avevo pensato a nessun altro. Infatti lei è la prima a leggere il soggetto, esatto. Non è che ho mandato prima il soggetto a altri 5 illustratori che hanno detto di no e poi ho mandato il soggetto a Ilaria. Io ho detto, infatti, è lei. Io credo che le cose nascono così genuine, cioè che tu fai una cosa proprio perché pensi a quella persona lì, alla fine ci arrivi a farla con quella persona là. Sì, sì, ma infatti è stato, per fare il mare verticale è stato stranamente facile, nel senso che è andato tutto, cioè Brian mi ha mandato questo soggetto, mi è piaciuto subito, mi sono innamorata del personaggio quello lì subito, abbiamo detto vabbè dai proviamo a parlarne con Bao. Aveva già lavorato con Bao, io conoscevo, li conoscevo, insomma, e abbiamo anche detto, vabbè, proviamo, gli mandiamo il soggetto, proviamo, vediamo cosa ci dicono. Allora ci hanno detto, bravi, ci interessa, parliamone insieme. Cioè, è stato tutto molto sì, step by step, però, appunto, se una cosa è genuina e pensata ad hoc proprio per una certa tipologia di segno, eccetera, non può che non farsi, cioè non concretizzarsi. Ilaria, io sono curiosa di vedere i tuoi originali. Non ci so. Quello che è disegnato lì, perché sembrano degli acquerelli. Io mi immagino delle tavole giganti. E raccontaci! Dico la verità di tutto, in realtà il mare verticale è stato fatto per scelta in digitale. Ok. Digitale. Ho qualche sketch, se volete, aspettate. C'hai anche il ritratto dei bambini, ad esempio, mi sembra che ce l'hai. Io ho questo mega album gigante, mentre faccio le cose mi faccio fondamentalmente gli sketch sopra, così, tipo, qui stavo lavorando le tavole dove ci sono, vedete, c'è un mix di roba fantasiosa, roba reale, con l'India, il lupo, eccetera. E io mi segnavo di fianco le cose mie, però è stato fatto tutto in digitale e tutto di getto, molto di getto, con grande velocità, perché io lavoro in maniera, sono una persona molto precisa nella vita, ma nell'arte delirio, cioè faccio le cose di getto, lavoro su pochissimi livelli, lavoro con 4 pennelli, sempre gli stessi, come se lavorassi mano, cioè pazza, cioè Davide, mio fidanzato, che lui lavora su tipo 270.000 livelli, tutto perfetto, tutto calibrato, io così andato. A un certo punto abbiamo smesso anche di fare gli storyboard, ho smesso di fare gli storyboard direttamente. No, sono andata dritta direttamente a colori e tutto, mi ero fatta la mia palette di colori, cioè il colore è molto importante in libro, quindi avevo i colori da seguire, che cioè sono praticamente i colori del mondo reale, colori del mondo metaforico e un pochino i colori del mondo reale quando è un po' triste e quando è dura viverci, e basta, sono queste 3 palette colore e io mi attenevo a quelle. E ho lavorato così, all'inizio ho cominciato a fare un po' di storyboard perché non mi sentivo sicura.
In più io comunque non sono illustratrice, penso un po' si veda, e all'inizio ho dovuto un po' calibrare questa narrazione da fumetto, che è diversa, e c'erano certe regole che non i balloon, insomma, ho dovuto studiare un po'. Poi quando ho capito come funzionava con l'editor, insomma, mi hanno dato un po' di indicazioni, sono andata dritta. No, perché poi i balloon a volte ci sono autori che magari li mettono alla fine, non contemplano gli spazi assolutamente, fanno le tavole lisce e poi dopo le appiccicano dove capitano, oppure ci sono autori che disegnano, cioè ogni tavola comprende proprio il suo specifico balloon nella sua specifica vignetta. Io ho fatto penso che io li facevo durante tutto insieme. Anzi, montavo abbastanza tutto insieme, ho fatto trasecolare il design grafico dal director di Bao, perché gli ho detto, senti, ma dammi la gabbia di InDesign. E lui, cosa? E io, sì, dammi la gabbia di InDesign che mi serve, così monto la roba. E lui era sconvolto. però sì, perché io sono un po' così, volevo avere un po' tutto lì impacchettato in qualche modo, la semplicità. Andiamo direttamente con la gabbia dell'art. E invece gli hai dovuto dare tu le tavole e poi i testi a parte. No, sì, abbiamo alla fine sì, ovviamente abbiamo dato le tavole, però io avevo una specie di menabò sui design che prendeva spunto dal suo, in modo da avere già più o meno imbastito tutto. Sì, infatti anch'io in realtà mi faccio sempre un mio menabò. È stato utile. Però è stato molto buffo. Vogliamo parlare del lettering anche? Lettering! Tu hai fatto un tuo carattere? Hai fatto il tuo font? L'ha fatto Lorenzo. Lorenzo Buffoni. L'ha fatto lui. E la cosa però bellissima è che lui l'ha fatto a libro finito. E quindi per tutto il tempo sul mio menabò usavamo il lettering di Flavia Biondi. Ah! Ciao Flavia Biondi, salutiamo. Ciao Flavia, usavamo il tuo lettering che ci stava, ma di merda, perché l'avevamo spostato, c'era il lettering di Flavia e quindi, vabbè, usiamo quello. Orrendo, perché ovviamente per Flavia, vino, per noi non funzionava. Però forse era quello che a livello di balloon era simile, come in lungo, come corpo. Era calibrato per dimensione, esatto. E quindi andava bene come esempio, però dal punto di vista del design ci stava come i cavoli a merenda. Quando abbiamo visto le tavole finite col mio lettering, vabbè, io volevo piangere, era bello. Adesso hai un font tutto tuo che puoi utilizzare per tutti i tuoi fumetti. Questi sono felice, però quando Lorenzo mi ha mandato la mail e mi ha scritto come lo chiamiamo, lacrime. Lo chiamiamo Urbinati Font. Ah no, invece pagine di diario, sì. Sono anche le pagine scritte a mano, queste qua. Sì? Invece. Queste le ho scritte io. A mano. Si vede un pochino perché è proprio più schiacciato. Però è la mia grafia naturale, fondamentalmente. Certo. Con tutto che io ogni tanto, non è che faccio proprio lettering, ma anche il lettering del titolo e questi due sono scritti a mano, da me, brava. E io faccio spesso lettering con la mia grafia naturale, con il problema che sono leggermente dislessica. Quindi devo sempre fare 12.000 revisioni perché mi scappano un sacco di errori. Infatti dicevo, rileggi tutto perché di sicuro c'è qualcosa che non andrà. No, invece no. Tu fai tu il lettering, Cri, tu lo fai. Ho fatto il mio lettering Portolano Font. ce l'ho dal 2010, tipo. Ovviamente ha subito varie modifiche grazie a uno studio di grafica qua di Bologna.
che me l'ha modificato, perché ha curato vari miei libri, quindi di libro in libro lo modificava e con gli aggiustamenti e tutto, però Portolano Fonte è sempre lui che me lo porto dietro dal 2010, che l'ho fatto in un corso all'Accademia di Belle Arti. Okay. Fate sempre i compiti che vi dicono i prof, perché vi potrebbero essere utili. È vero, anch'io avevo per l'università, per l'accademia, il compito di crearsi un font e me lo porto dietro da allora. Cioè, anch'io l'avevo fatto, da sola in realtà. Me l'ero creato con un programma che avevo trovato online il modo di farlo, me l'ero creato, però non era leggibilissimo. Cioè, no, ma infatti lì bisogna sempre calibrare. Non è facile, effettivamente, poi quello che ha fatto Lorenzo Boltoni, che è anche un calligrafo, è un esperto di font, eccetera, ha fatto anche quelli di Daniel Cue, ne ha fatti tantissimi per gli autori Bao, è un'altra roba, cioè è proprio un altro livello di leggibilità, eccetera. Però è bellissimo quando lo vedi poi fatto. Eh sì. Adesso c'è. Sembrava un altro libro, sembrava. No, perché comunque anche, devo dire, è vero, il segno fa, eccetera, però ci sono un sacco di particolari. Io lo dico sempre quando mi dicono il tuo libro, eccetera. Non è il mio libro, cioè i libri sono sempre un lavoro di team, di gruppo. È vero, è vero. Non sei da solo, non sei tu, non è il tuo ego. C'è sempre qualcuno con te che lavora per fare quello, e sono sempre lavori di gruppo, per cui è importante il disegnatore, è quello che viene sempre fuori prima, perché immagini, però c'è il lavoro per esempio di Brian, dell'autore, dell'editor, del grafico, dell'art director, e tanta roba. Sì, è un lavoro di team, assolutamente, cioè senza tutte le persone che lo compongono, cioè che aiutano proprio a metterlo in piedi, non esisterebbe. No, ma io direi anche grazie a chi poi lo stampa, lo distribuisce, va col camioncino e lo porta nei vari punti, cioè il libro cartaceo è proprio un'industria gigante, capito, che l'autore è sì la parte più importante perché lo pensa, ma poi dopo per farlo funzionare e farlo diffondere c'è bisogno di tutto il sistema, di tutto il lavoro e appunto come dicevi tu Brian all'inizio, fare autoproduzione è importante perché ti fa capire i mestieri che ruotano attorno al fare il libro, no? A fare qualcosa di fisico che sì, è bello, sta lì, però sapendo di chi hai bisogno per portare questo tuo libro nei posti dove le persone lo comprano e ne fruiscono, è importante. Anche le biblioteche, i cataloghi scolastici, cioè qualsiasi luogo inimmaginabile che tu non ci arrivi nemmeno a pensare, a un certo punto ti scrive il bibliotecario del paesino montanaro sperduto che ti ringrazia perché è riuscito ad affrontare un tema che non riusciva ad affrontare grazie al tuo libro che è arrivato lì con la corriera, chissà come, cioè si creano un universo intero. Poi soprattutto fai autoproduzione, ti dona anche un bel po', cioè una bella doccia di umiltà, secondo me, in questo senso. Perché molti autori, purtroppo non conoscendo questi meccanismi, penso che tutto gli sia dovuto, poi fanno presto a puntare il dito contro gli editori automaticamente, invece conoscendo poi questi meccanismi, impari la complessità di questo universo e quindi... Sì. E anche più rilassato, secondo me, così più comprensivo e rilassato. Infatti, perché più comprendi, più poi dici, ok, questa cosa non mi posso non pensarci, oppure, ok, devo pensarci, mi devo rimboccare le maniche, lo devo fare, cioè, ti dà un mood, un approccio diverso al mestiere, cioè, sapendo quello che devi fare o quello che non devi fare, cioè, sei più rilassato. Certo. Assolutamente.
Ragazzi, che ve ne fate di questa domenica? Allora, Vai, là, vai, dilatate. io tra un po' viene una mia amica a mangiare la pizza a casa Mi e ha sembra insegnato un'ottima idea. un sacco di cose sulle ristrutturazioni. Questo è un po' il mio destino, quindi io quello, quindi la Vai, ok, pizza qua del mio a Torino. io no, adesso vado in stazione che vado a prendere Elena Triolo, alias Carote Cannella, fumettista, che è la mia ragazza che è andata in Toscana dalla famiglia, si torna indietro e poi, non so, mangiamo una piadina noi invece stasera. Mangiamo una piadina e, boh, guarderemo una serie TV o qualcosa. Elena Triolo, ok, adesso l'ho collegata. Perché Brian non è un autore, è il fidanzato di Elena, ho scoperto. Quando fa una copia, ogni tanto arriva qualcuno e dice: ma lei è Brian Posky? Io: il fidanzato di Elena! È lo scrittore, è lo sceneggiatore. No, e lì scappa il patriarcato proprio. Il patriarcato proprio vi. Lo affossiamo ogni No, ma giorno. poi la cosa che mi fa impazzire, cioè nel senso, magari vedono il libro, vedono due nomi e pensano che l'hai scritto solo tu, Ilaria. Poi Sì. a me succede che vado al mio firmacopie e vedono il mio libro, vedono un nome e dicono: ma l'hai anche scritto? O l'ha scritto qualcun altro? Ma un nome sta, cioè quando vedono due pensano che sia uno, quando vedono un nome pensano boh, Non lo sai, stranamente. i coautori o gli autori completi e questa cosa. Ma quindi tu l'hai disegnato? Sì, e lui l'ha scritto. Sì, Ah, uè, bisogna rialfabetizzare le persone a questo mestiere. C'è tanta, tanta, tanta ignoranza, ma nel senso che si ignora proprio come vengono fatte le cose. Quindi bisogna ricominciare a spiegare come sono fatte le cose. Però oggi Anche un tanto po' di deficit dell'attenzione, anche quello. dell'attenzione. No, però ho fatto questa cosa che c'è tanta voglia di scrivere, tanta voglia di disegnare, tanta voglia di fare delle cose. Anch'io vorrei scrivere, anch'io vorrei fare un fumetto, anch'io vorrei disegnare, fare. Però quando tu dici ok, ma guarda che bisogna fare tipo, ma guarda che io spiego sempre, dico guarda che la sceneggiatura di un fumetto è molto simile a quella di un film, perché Cioè, li è punti molto forti. anche di un grande aspetto visivo, eccetera, no? E quindi devi essere, se vuoi scrivere i fumetti, devi essere un grande visionario in un certo senso, cioè devi avere una visione. Guarda, un grande visionario anche con poco budget, perché io ho avuto Sofia Sirelli, che era una sceneggiatrice una settimana fa, che abbiamo parlato. Lei è una sceneggiatrice per le serie TV e il cinema. E mi diceva che però la differenza tra uno sceneggiatore di fumetti e lo sceneggiatore delle serie TV è anche il budget e la disponibilità degli attori e le cose economiche. Cioè, chi scrive per il cinema c'ha proprio la guerra in testa. Perché se il progetto ha tante robe, chi invece scrive per il fumetto, in cui hai bisogno solo di una matita, È quanto vero. cioè, quindi devi essere un visionario e non devi neanche avere troppo budget. Tu pensa? Bellissimo, bellissimo. Però un Molto sacco di bene. autori, secondo me, aspiranti tali, non sanno come. Cioè, per me lavorare con Brian è stato facile perché lui sapeva già tutto. Cioè, ok, facciamo così, sì, Certo. viva, facciamo, divertiamoci, facciamo le robe, però non dovevo dirgli, no, guarda che mi devi dire delle cose o mi devi spiegare cosa. Cioè, e idem per gli illustratori, cioè, voglio disegnare un fumetto? Sì, e disegnare un fumetto è tanto lavoro, tantissimo lavoro. Bisogna saper reggere moli di lavoro, anche una discreta capacità di tenere dall'inizio alla fine una qualità, un tono, una cosa. Io l'ho imparato quando facevo i cartoni animati, perché è ovvio che quando fai cartoni animati gestisci delle moli di lavoro molto grandi, dove devi avere sempre lo stesso livello alto.
livello alto di disegno, di produzione di roba, cioè il ritmo alto. Quindi io quando mi sono... Io sapevo di poter reggere quella roba lì. Per esempio, non sapevo di... Cioè, ho scelto di fare questo libro con Brian perché non sapevo che come primo libro non avrei libro come grafico, come prima graphic novel, diciamo, di questa portata, non, forse non sarei riuscita a fare un libro d'autore unico, sarebbe stato troppo difficile per me in questo momento, in quel momento. Invece con fare in due le cose, due teste sono sempre... sì, ci si divide un po' il lavoro, Sì, ma poi ci si confida, non si è da soli, se una cosa non piace del tutto, almeno ci si può confrontare, quindi invece se si è da soli, non so, Cristina, cosa ne pensi? Quando si è da soli poi non si è mai da soli, perché appunto c'è l'editor, c'è le persone con cui conti, quindi anch'io, cioè... Sei da solo, ma non sei da solo. Sei da solo a firmarlo il libro, ma in realtà poi nei ringraziamenti scopri che in realtà ci sono state tante persone che ti hanno sostenuto e a cui hai fatto una testa così. Ragazzi, prima di congedarci, vorrei che deste dei consigli ai giovani che si vogliono approcciare. Brian alla scrittura, Ilaria al disegno. Vai, Laria. Allora, vai. Io darò un consiglio molto da prof vecchio stampo. Quale sono? Cioè, se uno vuole approcciarsi al disegno, innanzitutto io dico dovete saper disegnare. Io sento un sacco di gente che mi dice ah, sai, io vorrei tantissimo disegnare ma non riesco a fare i paesaggi, non so disegnare l'anatomia, la prospettiva mi è stranea, le mani no, i piedi no, e gli occhi no, e i cavalli no. E allora ragazzi, se volete fare i disegnatori, quello dovete fare. Quindi studiate disegno, studiate arte, ma soprattutto studiate tantissimo, diventate dei disegnatori. Il disegnatore deve essere solido. Poi lo stile, quello che vuoi, lo stile. Poi alla fine magari mi disegnate tutto a triangolini sbarellati, però quella è una scelta che arriva dopo. Prima dovete fare bravi bambini, quindi per chi vuole fare un disegnatore non ci sono scuse, non è che ah no, non so disegnare l'anatomia, no, non esiste. Sei un disegnatore, quello devi fare. Non puoi dirmi sì, ma non so disegnare le persone e i paesaggi, la prospettiva non mi viene tanto bene, però faccio delle piccole astronavi che sono meravigliose. Grazie, Graziella. Adesso fai tutto il resto e poi vai a fare il lavoro. Perché io ho cominciato, io ho fatto tanta gavetta, però mi ricordo che sapevo che una cosa dovevo saper fare, disegnare. Se non ti piace o soffri, o chi ti dice sì, mi piace disegnare ma soffro. No, allora... Non soffrire, ti deve piacere. Questo è un po' il mio è un brutto, e lo so che è una cosa che colpisce duro molti, ma è la dura legge del gol, quindi se vuoi fare disegnatore devi essere un disegnatore, divertiti a disegnare, ti deve piacere. Esatto. Ma invece quello che posso dire io è, allora, non abbiate paura di studiare, ovviamente, quindi studiare, non abbiate paura di leggere tantissimo, ma soprattutto non solo di leggere quello che voi volete fare effettivamente, ma anche spaziare tra i diversi media che possono esservi di ispirazione. Quindi non dite ah, non mi piace il cinema, eccetera, non mi piace la musica, non dite, dovete condire la vostra vita il più possibile con tutta questa serie di ispirazioni. Un altro consiglio che posso dare è di non aver paura della gavetta, cioè di partire dal basso, perché ho conosciuto tanti sceneggiatori, autori bravi, cioè veramente in gamba, bravi, che però hanno mollato tutto perché dopo due mesi non avevano ancora firmato un contratto con la Bonelli, per dire. E allora dico che... Cioè, e allora non è che lo volevi fare veramente, se molli tutto, sei disposto. No, infatti magari ci mancherebbe, i grandi contratti arriveranno. Però intanto partire dal basso è comunque bello, perché ti permette di conoscerti anche e di approfondire il tuo stile. E detto questo, anche scrivete di tutto. Questa sembra una cosa scontata, ma
non lo è, cioè non fermatevi, come spesso capita a tanti autori, a un progetto, un singolo soggetto, un singolo proposal che tenete sempre lì, che continuate di anno in anno a proporlo agli editori, e poi vi spaventa l'idea di invece lasciarlo, accantonarlo un secondo perché magari non funziona quel particolare soggetto e dedicarvi ad altri soggetti ancora. Scrivete più soggetti che vi piacciono, scrivete più soggetti diversi anche l'uno dall'altro, soprattutto se siete all'inizio, così comprenderete meglio anche il genere che vi è più affine e che vi può portare a fare ciò che amate. E poi, che poi magari cambierà anche di anno in anno, questo non si sa. Però per partire, i consigli sono questi, i macro consigli. Sì. Aspettatevi. Io sono d'accordo. Sono sì, anche d'accordo molto sul non fare, cioè non avere la pretesa di fare il botto subito. Sì, no. Perché c'è un po' no. Questo luogo comune. Yeah! E vai, Gattatona, c'è questo luogo comune della giovane che fa il botto. Se sei giovane devi spaccare tutto, perché sei giovane spacchi tutto. L'arte è una roba lunga che ci mette anni a maturare. In anno migliora, questo è bello. È una cosa bella, cioè non sei come un atleta che dai il massimo quando hai 25 anni, ma l'arte è una cosa che matura nel tempo, quindi magari subito, magari adesso che hai 23, 24, eccetera, non sei al tuo top, e non è giusto che tu non lo sia. Datti tempo, fai la gavetta, come dice Brian, e poi datti tempo, datti esperienze di vita, che poi le cose vengono fuori, maturano. Non sono tutti. No, è molto più raro di quello che si pensi fare il botto giovani. È molto più facile invece che nel tempo uno costruisca una professionalità. Esatto. Andrea Pazienza ce n'era uno, poi tutti gli altri. Questo è un po' anche. No rush. Ragazzi, sono molto felice di questa chiacchierata. Vi lascio alla vostra domenica, però non andate via, che io faccio end broadcast, ma voi rimanete qui nel backstage. Ok? Che ci salutiamo con noi per bene. Intanto ringrazio chi ci ha guardato, chi ci guarderà in differita dalla diretta, perché comunque il video sarà registrato e rimarrà su Facebook e su YouTube. Invito a chi è piaciuta la chiacchierata a mettere segui il mio canale, un pollicione in su, anche se fatto così, un like. Io ringrazio Ilaria e Brian. Grazie Cristina, è stata bravissima. Grazie a te, l'ho detto, si vede che... Vediamo presto live. Sì. Dai, speriamo. Speriamo di sì. Ciao a tutti. Ciao. Ciao. Ciao.